Noi abbiamo investito 100 milioni su 300 opere pubbliche che, lo dico con una certa soddisfazione, insieme alle province, ai comuni, al genio civile, ai consorzi di bonifica, siamo riusciti a far partire per la metà. Quindi 150 interventi sono già partiti. Sono interventi anche sostanziosi di miglioramento dell'assetto idraulico. Entro febbraio, entro il 28 di febbraio, ne partono altri 150 circa, e poi ne residuo a 20 che avevano una progettazione più complessa. Gli interventi sono concentrati sulle province di Massa e Carrara, sulla provincia di Grosseto, particolarmente al sud, ma riguardano anche Arezzo, riguardano Siena, in particolare la Val di Chiana, Lucca sul Secchio, Pistoia sull'Ombrone e ancora Pisa sul Secchio e Vecchiano. È una prova importante della capacità di spesa che ha la Regione Toscana e di risposta che ha avuto sugli eventi alluvionali. Poi abbiamo stanziato